presidenti delle province di Brescia e di Bergamo, autorità tutte, la Capitale della Cultura 2023 è un'opportunità di promozione delle realtà locali come di progresso sociale ed economico a vantaggio dell'intero territorio regionale. Un'occasione unica che Regione Lombardia coglie prontamente di valorizzare, nella consapevolezza che le due città sapranno portare un valore aggiunto e un modello valido per l'intero paese. Due delle città più importanti della nostra regione sono state capaci di offrire una visione ampia e olistica a partire dal tradizionale saper fare e innovare proprio delle nostre comunità. Bergamo e Brescia insieme rappresentano il più grande e potente distretto manifatturiero lombardo, secondo comparto produttivo d'Italia, uno dei più importanti d'Europa per numero di imprese. Siamo al cospetto di terre, di cultura e di lavoro. Siamo di fronte a comunità note al mondo intero per l'innato spirito di intraprendenza, di solidarietà, di fermento e dinamismo culturale. Possiamo sostenere a gran voce con la Capitale della Cultura 2023, che si lavora per crescere insieme. Brescia e Bergamo dimostrano di saper fare della dolorosa parentesi della pandemia un atto di coraggio e amore per il territorio, un gesto di apertura al futuro. Nel dialogo, nella reciproca contaminazione, nel creare nuove alleanze, iniziative e progetti strategici e di visione. La città dei mille e la leonessa d'Italia saranno più unite che mai, in senso materiale, con percorsi di mobilità dolce e immateriale, proponendo un concetto di cultura capace di travalicare oltre le tradizionali forme e abbracciare idealmente il cittadino nel suo complesso di bisogni e di risposte, oggi più attuali che mai, relative a scienze, ambiente, benessere e innovazione. Non è forse questo un nuovo rinascimento? L'uomo, al cospetto del suo immane patrimonio, forte della sua storia, è capace di abbracciare uno sguardo di prospettiva e libertà. Si compone oggi quel mosaico della memoria proprio di chi si interroga, progredisce e lavora per un futuro di prosperità. Tutto ciò in un territorio operoso, attivo, sapiente, creativo come quello lombardo, magistralmente rappresentato dalle nostre due città, Bergamo e Brescia. Un obiettivo così ambizioso, lasciatemi dire, si raggiunge solo con l'intelligenza e la volontà di chi è capace di cogliere il contributo di tutti, e questa è la più bella e vincente tra tutte le sfide. A noi lombardi, signor Presidente, le sfide piacciono. Amiamo e conosciamo il nostro territorio, le sue grandi potenzialità, e non vediamo l'ora di rappresentarlo al Paese e al mondo intero. Buon anno della cultura.